Sindaco, è presentata questa 66esima edizione del festival, avete aperto questa presentazione con un ricordo di David Bowie e con la consegna di una targa a Carlo Conti come amico di Sanremo. Sì, David Bowie, che oltretutto era un album strepitoso, mi pare negli anni 70 di Ziggy Stardust, che ricordo con molto molto piacere. No, la targa Carlo Conti, sì, era un, voglio dire, l'abbiamo beneficiato di questa targa perché per il lavoro che ha svolto in questi anni, soprattutto nel corso dell'ultima edizione del festival, per la promozione che ha fatto per tutta la nostra città e del territorio. Dunque adesso lo aspettiamo in consiglio comunale per l'ufficialità della consegna. Secondo festival del suo mandato, l'anno scorso grande successo, spera di replicarlo anche quest'anno, ovviamente anche sulla città, quindi successo per la città intera. Ma io sì, perché al di là degli aspetti degli ascolti, sicuramente il festival è un modo pazzesco per promuovere tutto quello che è il nostro territorio, la nostra città. Abbiamo avuto un'estate e anche, voglio dire, le feste natalizie, che sono stati frutti turistici molto interessanti, e sicuramente questo è grazie anche al Festival di Sanremo. 3 anni di Carlo Conti alla guida del festival, questo vi ha permesso di fare anche una promozione più a lungo termine sulla città? Con la RAI si sta consolidando un rapporto forte, stiamo lavorando su alcuni aspetti, ci sarà anche la nuova convenzione poi da discutere nel corso del 2016, ma sicuramente c'è questa edizione di Sanremo Giovani che stiamo valutando già per il prossimo anno e altre cose che sicuramente sono importanti per la città e soprattutto anche per un ritorno di promozione e di visibilità di questo importante brand di Sanremo.